che sei qui per dare il nostro contributo a una cosa importantissima che è il trasporto delle persone. Non guardiamo solo la relazione con il nostro cliente, ma ci piace anche guardare la relazione con i clienti dei nostri clienti. In contatto col cliente con la, per il dettaglio delle informazioni tecniche anticipate, non è che se puoi fare da prima, ho già elencato gli aspetti principali, mi potrei dilungare ulteriori dettagli tecnici, però vi dico in sintesi, perché noi più che parlare delle cose promesse parleranno i fatti. Questo treno è un treno di ultima generazione e il risultato in termini tecnici è stato premiato in una competizione dove hanno partecipato non solo per questa gara ma anche per altre gare nazionali e internazionali. Ci siamo qualificati sempre con grandissimi vantaggi tecnici e questo quindi conferma che la tecnologia presente in questo treno è di ultima generazione. Attenti ai consumi, attenti al verde, attenti al consumo di energia, attenti al comfort, attenti alla sicurezza, che è una cosa fondamentale. Non dirò qualche altra parola in più, mi riferisco alla sicurezza anche di marcia, non solo esclusivamente alla sicurezza nei termini che diceva il Presidente. Per noi la sicurezza è un elemento insormontabile, ne abbiamo un'esperienza consolidata. Vi ricordo che l'alta velocità nella quale siamo protagonisti è il miglior sistema europeo e forse mondiale, non solo in termini di servizio ma anche in termini di sicurezza. Quindi mi piace dire, e lo vedrete, questo treno sarà già presente a Berlino perché l'abbiamo già costruito, già in un'avanzata fase della costruzione, sta mantenendo le sue promesse e chi visiterà Berlino si renderà conto che con i fatti, che le cose sono quelle che abbiamo detto. È un'opera di ingegno, ma è anche un'opera d'arte. E noi di opere di ingegno e di opere d'arte siamo, per queste cose siamo famosi nel mondo da sempre, da almeno 500 anni. E continuiamo questa tradizione e ritengo che è importante sottolineare anche un altro aspetto che ci contraddistingue dai nostri competitori e che secondo me è un elemento fondamentale per oggi e per il futuro. Questo treno è stato pensato, progettato e realizzato in Italia da ingegneri italiani, costruito da operai italiani e che sta utilizzando per la maggior parte fornitori italiani. Peraltro, con questo treno, questa azienda è riuscita ad affermare le proprie competenze a livello mondiale. Sono onorato nel dire che il mio team ha un ruolo globale in Itaci, quindi la nostra competenza la stiamo esportando come l'abbiamo esportata negli ultimi 100 anni. Vi ricordo che la storia dei treni in Italia è una storia importante, una storia di record che si sta continuando si ripete come nel passato. La sicurezza è un elemento importante, Presidente, e credo che sia molto importante anche per le persone sapere che queste telecamere hanno la capacità anche di anticipare e di molto i rischi che si possono correre, perché in realtà con le immagini che noi riusciamo a recuperare attraverso queste telecamere speciali, oltre a disporre di software che riescono a presagire movimenti di persone che possono essere sospette, riusciamo anche a individuare facce sospette, perché esistono delle banche dati che consentono di confrontare minuto per minuto, anzi secondo per secondo, la presenza delle persone. Inoltre è anche possibile recuperare il movimento di queste persone, perché integrando le telecamere di terra con quelle di bordo, utilizzando anche la etichettazione che ormai è sempre più digitale, c'è la possibilità effettivamente di avere uno strumento di sicurezza che è fondamentale per il futuro, che lo sarà non solo per la sicurezza delle persone, ma a mio parere elemento fondamentale per continuare a garantire quello che in Italia viene considerato un elemento importante, che è la sicurezza, ed è il motivo per il quale molti turisti stanno venendo sempre più in Italia, e quindi dovendo preservare questa opportunità io sono favorevolissimo a lavorarci anche in termini di evoluzione, perché è un elemento sul quale che ritengo strategico per l'Italia. Dettagli di questo treno: viaggia a una velocità, alcuni importanti, la velocità è la velocità ovviamente standard, ma l'accelerazione di questo treno è praticamente la stessa che rilevate nelle metropolitane. Questo è un vantaggio enorme, perché consentirà di essere molto più veloci nel percorso delle stazioni e delle tratte intermedie, recuperando minuti importanti nella propria vita. Abbiamo fatto il conto che con il contratto, ad esempio, che abbiamo fatto con le Ferrovie dello Stato, noi risparmieremo 1.700.000 ore
al giorno, all'anno, che saranno restituite alle proprie persone, semplicemente per i risparmi di questa accelerazione, che è un vantaggio sociale. Lavoreremo con, seguendo l'intera richiesta del Presidente e del Presidente della Regione, il Presidente del Premier Nord di Milano, per anticipare ancora di più la consegna del primo treno, attualmente prevista in 20 mesi, che è un record. I mercati oggi vendono i treni a 30 mesi. Faremo di tutto e manterremo gli impegni come li prendiamo. Vi ricordo che ad esempio su Milano abbiamo consegnato al Comune, ormai alcuni anni fa, le nuove metropolitane a 18 mesi. Un impegno che abbiamo preso e abbiamo mantenuto. La mia azienda negli ultimi anni è sempre stata puntuale, anzi tantissimo, però preferiamo prendere degli impegni quando siamo certi di mantenere. Quindi mi piacerà lavorare con il mio team per fare le cose così. Ok? Grazie.